Allora, oggi introduciamo i Bronzetti, quindi la storia del IX secolo a.C. Siamo a cavallo, ci stiamo entrando nel primo ferro. Diciamo che i Bronzetti, la cronologia può risalire grosso modo al 850 a.C., ma non li hanno inventati di sana pianta nell'850, quindi ci devono essere delle esperienze precedenti che devono aver indotto i sardi a realizzarli in maniera così fluida, cioè così tanti e così tanto fatti bene. Tanto che si pensa che non di rado alcuni bronzetti venissero asportati volontariamente dai siti nei quali venivano posti, sono una sorta di dedica verso le divinità, e rifusi e realizzati con nuove tecniche. Magari i primi erano bruttini, poi cambiavano un pochettino i gusti, e allora chi aveva fatto realizzare quel bronzetto, essendone proprietario, lo può portare via, lo fa realizzare, lo fa fondere nuovamente, lo fa realizzare di altra specie e poi lo deposiziona. Ovviamente questa è una proposta, io la sposo pienamente, cioè sono convinto che facessero proprio così. C'è da dire che la bronzistica costituisce un vero e proprio testo scritto. Noi dovremmo essere in grado, anche voi dopo le lezioni che abbiamo fatto, dovreste avere abbastanza informazioni da poter catturare diversi messaggi che ci mandano questi bronzetti, perché leggeremo il vestiario, leggeremo l'aspetto, il copricapo, insomma, l'atteggiamento, e quindi è un vero e proprio racconto. Per persuadervi di questo ho preparato una serie di immagini. Allora, anzitutto l'immagine con la quale abbiamo terminato la volta scorsa, i nostri avi, ho intitolato questa slide. I nostri avi nel senso che noi tutti siamo sardi, quindi un pezzettino di Sardegna c'è provenuto per eredità da queste genti. Queste genti sono molto diverse fra loro. La Sardegna non dovete immaginarla come un unico territorio dove tutto si svolgeva nella stessa maniera. Già oggi abbiamo capo di giù, capo di su, abbastanza in conflitto. Quindi anche all'epoca sicuramente i gallurezi pensavano di essere più intelligenti dei campidanesi, che parlavano meglio il sardo dei logudoresi. Le stesse cose che avvenivano allora avvengono ancora oggi. Quindi dovete pensare a tutta una serie di tribù che vivevano nella Sardegna, ognuna con usi e costumi differenti. Pur se i principi base che costituivano la società nuragica erano rispettati, avevano grosso modo le stesse divinità, grosso modo le stesse architetture, lo stesso tipo di sepolture. Quindi l'ideologia è quella, però si cambiava secondo la tribù locale, secondo anche le esperienze di quella tribù locale, cioè chi possedeva ad esempio il controllo delle miniere era più ricco di chi non ce l'aveva. A loro volta quelli che praticavano la pesca avevano delle usanze leggermente diverse da quelli che praticavano l'agricoltura piuttosto che l'allevamento. Quindi le tribù di montagna erano diverse dalle tribù di pianura, non diverse come aspetto, ma diverse proprio come feste, come costumi, come atteggiamento. Nella bronzistica possiamo vedere tutta una serie di elementi che ci portano a pensare che i sardi avessero piena coscienza di sé e volessero manifestare chi fossero. Lo vediamo ad esempio da queste teste mozzate. Io ho preso tutti i bronzetti, gli ho tagliato la testa, ovviamente virtualmente, e poi ve l'ho portata qui, senza sangue, che sono di bronzo. E vedete, ci sono sicuramente dei bronzetti che conoscete, come i guerrieri, quelli con le corna, oppure i sacerdoti,
o questi altri che vedete, anche quello che c'è di giù, che hanno questa perlita particolare che ancora oggi si usa nella sfilata di Sant'Efisio. Chi andrà di voi vedrà che tutti i personaggi che sfilano riproducono qualcosa di ben definito. Pensate, non so, a Teulada sfilano i cavalieri che hanno i colletti tutti ricamati con dei disegni particolari. E guai se andate a Teulada e dite che quelli di Ittiri sono più belli. Il campanilismo funzionava, ha sempre funzionato. Vorrei farvi notare che ci sono però dei volti e dei copricapo che sono molto particolari. C'è un sombrero, guardate, due sombreri, sì, non è lo stesso, no, sono due sombreri diversi. Oppure quello che ha la berrettina marocchina, nordafricana, Fez, sì. Viene chiamato Barbetta, è molto piccolino, è a Museo di Cagliari. Lì l'ha denominato Barbetta perché sembra che abbia il pizzo. Quando andremo al museo, aguzzate bene la vista su questo. È molto piccolino, quindi dovete aguzzarlo parecchio. Perché se lo guardate di traverso, noterete che ha una maschera. Quindi non si tratta di una barbetta, ma si tratta proprio di un elemento caratteristico che hanno diversi bronzetti e secondo alcuni anche le statue di Montebrama portano una maschera. Io non sono pienamente convinto, mentre sui bronzetti sono certo, li ho visti proprio, li ho esaminati approfonditamente. E vedremo anche perché hanno la maschera. Quindi Liliu, quando diede il nome, lui ha dato il nome a ognuno di questi bronzetti, che sono tutti diversi. Ha dato il nome e quindi noi ormai li riconosciamo col nome che gli ha dato Liliu. Se si parla di barbetta, si parla di quello. Non possiamo cambiargli il nome. Poi voglio farvi vedere anche, voglio catturare, far scendere la vostra attenzione anche su quest'altro personaggio, tipicamente egittizzante, ossia ci fa pensare al mondo egizio con questo passo eccellente in avanti. Sappiate che esiste una tomba punica, una tomba camera abbastanza grande che ha una colonna centrale che divide le due stanze. Non ho la foto, quindi sto cercando di farvela immaginare. Oggi è chiusa, non si può entrare perché potrebbe rovinarsi i colori perché è colonnata. E ha la stessa forma, cioè praticamente questa colonna che separa le due stanze è fatta con questa forma. Quindi voi entrate nella tomba e vi trovate questo personaggio davanti messo in questa posizione. Quando faremo il mondo punico, quindi nelle ultime lezioni, vi porterò anche questa immagine e lo vedrete abbastanza facilmente. Mi sembra che sia stato anch'io c'è uno che l'ha vista? Sì, ci sono. A San Antioco? Sì. Allora, ogni bronzetto è diverso dagli altri, vi ho detto, perché a differenza di quando si realizzano gli utensili, quindi i picconi, le asce, eccetera, eccetera, si possono usare delle matrici, quindi fare le colate di metallo e riprodurre sempre lo stesso oggetto. Nel caso dei bronzetti, invece, ogni matrice viene creata appositamente per quel bronzetto. Quindi si realizza il bronzetto in cera, si chiude all'interno di una matrice in argilla che viene preparata appositamente. Quando si cola dentro il metallo, la cera evapora e lascia il posto proprio al bronzetto, che prende il posto di quello che era fatto in cera. Dopodiché col martello bisogna rompere la matrice ed estrarre il pezzo. Quindi la matrice diventa inservibile. A quel punto, se si vuole realizzare un altro bronzetto, bisogna ricominciare da capo la procedura. Quindi i bronzetti sono tutti pezzi unici. Qui ci sono altre immagini. Allora, anzitutto vediamo che si tratta di una panoramica sul mondo nuragico.
vediamo che non rappresentano solo delle persone, ma ci sono anche degli animali, ci sono dei personaggi doppi, ci sono dei personaggi col mantello, altri che stanno offrendo qualcosa, ad esempio quello c'è lassù con una brocca d'acqua, magari sta offrendo l'acqua. Lì io l'ho chiamato l'acquaiolo. Quando si parla dell'acquaiolo lo conosciamo bene. Poi ci sono, non so, persone con la cesta, come adesso, cioè fino a qualche anno fa si potevano vedere nei paesi, le donne che andavano con le ceste. C'è anche un cameriere che sta offrendo pure un pizzaiolo. Vabbè, poi ci sono i commilitoni sono molto interessanti perché cominciamo a vedere due personaggi che sono stati fusi insieme sullo stesso piedistallo, sono i commilitoni, e sono vestiti diversamente, hanno un copricapo differente, e qualcuno ha voluto vedere due tribù che si sono gemellate sì, all'interno della Sardegna, e quindi hanno voluto rappresentare due compagni pur diversi però pacificamente insieme. Allora andiamo avanti, sono tante le immagini quindi non ci tratteniamo più di tanto su loro. Allora, prima vi ho detto, i bronzetti sono la autorrappresentazione di un popolo che è conscio di essere, di avere una società organizzata, di avere determinate caratteristiche, e riproduce questi bronzetti a forma della propria civiltà. E non avendo testi scritti che ci raccontano le loro gesta, abbiamo la fortuna di avere però il racconto attraverso le piccole sculture, come avviene in tutto il mondo nell'epoca. Ad esempio, se andiamo, questa è la coppa di Preneste, se andiamo a visionare questa coppa, questo piatto, vediamo che ha delle decorazioni. Non sono sculture in bronzo, ma sono sono state stampate in una lamina metallica. E qui c'è un vero e proprio racconto per immagini. Si vede un sovrano sul suo cocchio, trainato dal cavallo, che tira con l'arco su degli animali col suo filo cane da aiuto, il suo fedele accompagnatore, e nella coppa quindi è rappresentata una scena di caccia. Oppure vediamo quassù, questa è una, cos'è? Una faretra. Sì, sembra una faretra nella quale c'è rappresentata, vedete, una battaglia. Direi quella attribuirei al V secolo a.C., questa è uguale, siamo lì. Come in quell'altra è metallica, è una lamina, vedete, e ci sono degli uomini con lo scudo, con le lance, eccetera, eccetera. Noi in Sardegna non abbiamo quel genere di rappresentazione, che sono dei racconti. Ma abbiamo i bronzetti singoli perché sono stati decontestualizzati dagli archeologi. E questo è un fatto grave, ma prima non c'era la necessità di ricostruire i bronzetti esattamente come erano messi, come erano posizionati. Probabilmente i bronzetti erano dei personaggi che facevano parte di una scena, un po' come in questo. Questo è un manufatto etrusco, però c'è molta Sardegna qua, perché ci sono le stesse rappresentazioni, gli stessi personaggi, vedete? Qui c'è un agricoltore col suo forse, se no, un piccolo bue, ma magari sta arando il terreno, oppure sta anche seminando. Qui su c'è un bestione legato con delle catene, lo vedete? Imprigionato proprio nella cuspide. C'è un animale, un drago, un orso.
è stato catturato, c'è una serie di personaggi che lo mantengono, l'hanno legato ed è rappresentato lì il demone. Magari hanno imprigionato un demone, lì stanno dicendo noi abbiamo vinto sul male. Io non so che tipo di racconto scaturisce da questa coppa, però c'è una storia raccontata. Vetulonia, punto interrogativo. Non fatemi domande difficili, mi sembra Vetulonia. Quindi comunque ambito Etruria. Anche in Sardegna abbiamo il racconto per immagini. Vi ho detto prima dei Comiglitoni, ma noi abbiamo anche, ad esempio, un personaggio doppio, quello seduto in trono, come vi ho detto l'altra volta. Abbiamo trovato nell'Uraghe Palmavera un trono fatto proprio come lo sgabello che utilizza questa signora. Qui c'è una signora che ha un bambino in braccio. Liliu parla di un defunto, quindi lui parla di una sorta, come se fosse la pietà di Michelangelo, cioè della dea madre che offre il figlio alla divinità. Io non sono molto d'accordo, perché mi sembra bello vispo questo bimbo, il collo dritto, il braccio sollevato. Ne sono state trovate uno a Urzulei e l'altro a Santa Vittoria di Serri con questa iconografia abbastanza simile. Siccome questi bronzetti vengono trovati nei santuari, a me piace pensare che si tratti di dediche alle divinità. Le divinità dei nuraghi erano naturali, ad esempio i pozzi sacri sono dedicati alla divinità acqua, per farne uno, perché c'è il culto dei defunti. Nel caso dei bronzetti vengono trovati spessissimo all'interno dei pozzi. È vicino ai pozzi, laddove c'è acqua, ci sono le divinità salutifere, cioè pensate a Esculapio, sono delle divinità guaritrici, possono essere anche maligne, cioè se l'acqua va negli occhi di una persona che ha commesso un reato diventa cieco, se invece non perde la vista vuol dire che non ha commesso quel reato. Venivano fatti anche questi giudizi. Allora questi personaggi hanno anzitutto il gesto di pace, nel senso che loro sono davanti alla divinità, quindi lì c'è l'acqua col suo pozzo, viene posizionato il bronzetto e sta salutando la divinità, cioè sta rispettando la divinità, segno di saluto. Una specie di ex voto, sta chiedendo una grazia. Magari il bimbo stava male e voleva, la mamma voleva che la divinità lo guarisse e quindi fa questa predica. Probabilmente i consenti sono proprio questo. Però magari vicino a quella dea madre ce n'erano altri. È difficile dare un significato a un bronzetto singolo. Bisogna vedere che scena è rappresentata. E purtroppo le abbiamo perse queste scene. In quest'altro caso abbiamo invece una ceramica che riporta, è stata trovata a Sardara, Santa Anastasia, dove c'è un pozzo sacro, un'anfora nella quale è ricavato un personaggio, dove si notano le mani, la maschera, un bastone, a semiluna, la luna crescente. Bastone illuminato. I cerchi concentrici rappresentano proprio l'acqua, quindi siamo davanti a un racconto che ci dice che esistevano delle divinità legate all'acqua, esistevano dei sacerdoti o delle sacerdotesse che venivano identificate con uno scettro particolare, che era appunto questo bastone illuminato, e ritroviamo in presenza dei pozzi. Non possiamo non dare una interpretazione. Se l'avessimo trovato in un nuraghe non avremmo capito, ma essendo
una decorazione che si trova in un santuario importantissimo, siamo certi che sia legato proprio alla religiosità. Quindi i bronzetti e queste immagini sono sempre collegate, aspettate un attimo, ok? Sono sempre collegate alla religiosità dei santi. Non ci sono statue di divinità. I bronzetti si mostrano alla divinità, che però non compare mai, è un elemento naturale. Allora, adesso facciamo una piccola panoramica per vedere che cosa rappresentavano. Questi ormai li conoscete. Vedete, oltre ai personaggi rappresentano degli animali che noi conosciamo bene, perché sono degli animali che troviamo ancora nelle nostre terre. Ci sono i buoi, ci sono le pecore, gli arietti, eccetera, eccetera. Oltre agli animali troviamo degli oggetti. Quindi rappresentavano tutto il loro sistema. Questi oggetti sicuramente dovrebbero essere contestualizzati in una scena, e purtroppo ci manca. Questa è una cassapanca. Vedete il manico? Nelle due punte che vedete che escono fuori dal manico ci sono due protomi con le corna. Quindi sempre la protome cornuta che appare come elemento religioso, così come appare sempre anche nelle navicelle. Quindi il fatto di indossare un elmo con le corna aveva un significato ben preciso, perché il bue era, diciamo, l'animale che avvicinava di più alla divinità della fertilità maschile, e quindi è sempre presente. Oltre al bastone lunato, vedete, questo è un altro capotribù. Anziché avere una dedica all'acqua col bastone lunato, ha una dedica con uno scettro, con un bastone, con i nodi. Nella Bibbia c'è scritto che anche il bastone di Mosè aveva i nodi. Quindi evidentemente c'è un legame che ci sfugge, però il bastone con i nodi non è un bastone normale, ha qualche significato aggiuntivo. Nei bronzetti ci sono i guerrieri. Allora, la maggior parte dei guerrieri sono rappresentati pacificamente, cioè sono in posa apparata, sono in posa armata ma disarmata, non nell'atto di colpire qualcosa. Invece ci sono anche una serie di personaggi rappresentati in azione. Anche qui, se ci fosse una scena di caccia, potremmo vedere l'arciere, magari un animale, e poi la scena successiva l'offerente con l'agnello sulle spalle. Se fossero vicini capiremmo la scena, invece noi dobbiamo sempre interpretarli singolarmente. E poi ci sono degli eroi di guerra. Perché dico eroi? Perché sono rappresentati con degli attributi esagerati: quattro braccia, quattro occhi, due spade, due scudi, armati fino ai denti, rappresentati in tutte le loro in tutti i loro dettagli. Questi sono sicuramente guerrieri. Questi li conoscete, non ne parliamo. Ecco, qui ci sono tre personaggi particolari. Allora, abbiamo uno spadaccino, esattamente uguale alle rappresentazioni dello spadaccino dei guerrieri di Montebrana. Quindi, scudo rotondo, una fisionomia semi-nuda, ma no, indossano sempre delle vesti abbastanza leggere. Lo scudo si potrebbe ricostruire, vedete come è fatto, ha il lumbone al centro, probabilmente era realizzato in legno, e aveva forse della pelle, del cuoio nella parte di davanti, però c'erano degli elementi anche in rame o in bronzo, delle lamine che potevano servire proprio per la difesa. E una spada a foglia,
hanno una spada triangolare, quindi utilizzavano diversi tipi di spade. Ci sono degli studi sulle spade e in base alla forma si può tentare di ricostruire la provenienza delle varie spade. Poi abbiamo un altro tipo di guerriero che ha una spada su una mano, mentre con la sinistra sta imbracciando un altro elemento. Potrebbe essere un arco, potrebbe essere anche una sorta di giavellotto. Credo che sia questo chiamato da lì uno stocco, però bisognerebbe vederlo di lato. Però questa immagine l'ho presa soprattutto per queste due figure. Allora, sopra c'è scritto copricapo con denti di cinghiale. Questo genere di copricapo l'avevano i guerrieri miceni. È stato trovato in alcune tombe principesche, veniva proprio realizzato con i denti di cinghiale. E noi abbiamo sia un bronzetto, che è questo che vi ho portato, sia addirittura è una piccola scultura fatta, credo che sia fatta in avorio, è stata trovata forse al decimo polso. Praticamente un copricapo, saranno 4-5 cm, chiaramente bianco perché è in avorio, e riporta sempre questa forma. Quindi erano i copricapi d'uso all'epoca. Notare il disegno, perché è lo stesso che vi ho fatto vedere in un muro dove c'era una spina di pesce che si poteva notare. È uno stile geometrico e anche nel stato di Montepremma troveremo lo stesso genere di decorazione, quindi era un abbellimento di moda in quell'epoca. Invece sotto abbiamo il famoso pugilatore di Dorgali. Pugilatore di Dorgali, vestito solo con un perizoma, e ha sulla mano sinistra uno scudo che lo protegge, cioè sopra la testa, uno scudo flessibile. Si vedono, vedete, degli strati di legno che dovevano chiudere. Qui l'abbiamo perso, probabilmente era molto più grande. Ma ciò che è importante, nella mano destra abbiamo l'avambraccio protetto da una guaina probabilmente di cuoio, e nel pugno ha un elemento forse metallico a punta, aguglia, quindi un'arma offensiva. Questa iconografia la troveremo anche nelle statue di Montepremma. Il maggior numero di statue di Montepremma presenta proprio questo tipo di forma, questo tipo di arma. Viene interpretato come un sacerdote che partecipa a giochi sacri. Per me è un guerriero, però lo raccontiamo questa vicenda quando faremo la statua di Montepremma. Arriviamo alle mamme col figlio in braccio. Ce ne sono quattro, queste sono tre, ne manca una. Come vedete ci sono dei dettagli molto interessanti. Ecco, qua si vede bene il trono, vedete? È proprio quello dell'uraghe Palmavera, è proprio identico. Quindi abbiamo sappiamo che usavano questi sgabelli già 3.000 anni fa. Hanno la mano sollevata in segno di rispetto, in segno di saluto, in segno di preghiera. È un simbolo che vediamo anche anche nel passato di altre civiltà, quando nei bassorilievi sono, ad esempio nei bassorilievi, sono rappresentati dei personaggi che vanno al cospetto della divinità o del faraone e hanno sempre la mano sollevata in segno di saluto, in segno di rispetto. Come potete vedere, sono scalze. Mi sembra di aver contato solo 5 o 6 bronzetti con i sandali. Tutti gli altri, sono più di 500, sono scalzi, perché quando ci si presenta al cospetto delle divinità ci si toglie le scarpe per non contaminare il suolo dove c'è la divinità. Immaginate
un'area sacra, allora si deve accedere nell'area sacra, ci si toglie le scarpe per rispetto. Tutti i bronzetti sono così, esclusi quelli, quindi forse quelli sono i sacerdoti, quelli con le scarpe. Scusi, la conciatura è una conciatura. Sì, stavo proprio parlando della conciatura. La conciatura, bisognerebbe vedere là dietro, sono delle treccine come quelle che fanno in spiaggia adesso alcune. Le treccine, queste tutte decorate, vanno dietro, i capelli sono lunghi. Quindi anche la treccina è un elemento di decorazione che troviamo spesso nei bronzetti. Lo troviamo anche negli uomini. Non è una prerogativa delle donne, però mentre nelle donne sono raccolti, negli uomini sono fluidi. Diciamo che la treccina si intravede, sono poche treccine che scendono giù. Vabbè, anche questo che dovrebbe essere un bimbo morto, madre con il bimbo morto, e in realtà vedete, ha il collo sollevato, quindi è abbastanza... C'è il pugnale. Il pugnale a Elsa Gammata, come quello che vi ho portato la volta scorsa, è considerato il simbolo del potere, nel senso, io sono un principe sardo, cioè il pugnale di Elsa Gammata è il simbolo del potere in Sardegna. Quindi quello potrebbe essere, giustamente Liliu l'ha interpretato così, proprio il futuro sovrano della comunità. Quindi è piccolo, ha il pugnale di Elsa Gammata, quando diventerà grande avrà il bastone di comando. Ne troveremo anche altre di queste iconografie. Allora, veniamo qua, partiamo da destra. Qui abbiamo il bronzetto ittifallico di Itiredu. Abbiamo la rappresentazione del più antico strumento musicale tuttora in uso nel mondo, che sono le damiellas. Perché in ambito egizio esistono degli strumenti a fiato a due canne che venivano impressi nelle decorazioni, ma non si usano più. Invece le damiellas sono tuttora in uso, quindi questo fa sì che abbiano almeno 3.000 anni di vita, quindi lo strumento tuttora in uso più antico. Questa iconografia, come potete vedere, ha fortemente accentuato il simbolo della fertilità, sia maschile che femminile, non si vede però anche il seno, fidatevi, l'immagine non rende, però ha tutti e due gli attributi della fertilità. Anche qui si potrebbe immaginare una scena, il suonatore che partecipa a un rito, magari un rito orgiastico di fertilità, e lui suona mentre c'è il rito dell'accoppiamento. Però abbiamo perso tutto, abbiamo soltanto il bronzetto, quindi non sappiamo per chi sta suonando, possiamo soltanto intuirlo. Invece questi due sono immagini che Liliu ha interpretato come l'offerta della stampella, una persona che sta guarendo da un problema fisico e che quindi come ex voto dona alla divinità la stampella. Ma io vi ho fatto vedere che è un bastone durato, quindi potrebbe non essere una stampella, potrebbe essere proprio un segno legato all'acqua, cioè questi potrebbero essere dei sacerdoti dell'acqua. Però è un'interpretazione, quindi dovete conoscerli tutti e due. Potrebbe essere l'offerta di una stampella e allora si tratta di un ex voto. Potrebbe essere invece un sacerdote dell'acqua e allora quella non è una stampella ma è un bastone lunato. Ricordate anche quella vasca altare di Simbolino di Milano Manfranca dove c'era la luna crescente. La luna crescente è un simbolo che troviamo spesso nella civiltà nuragica. Lo mettono un po' dappertutto. Questo poi ha una baguette, ma vi ha mettato una baguette. Non è francese, è sardo. Sto scherzando. Ecco qua, vedete il bastone con i nodi. Quest'altro personaggio si rivela in tutta la sua bellezza. Ha il pugnaletto del Sagarmatta, ha una fascia
probabilmente in pelle, che passa nel petto. Poi abbiamo il copricapo, che probabilmente aveva le corna un pochettino pronunciate, ma le abbiamo perse. La spada a foglia, il vestito doppio, quindi ha un corpetto e sotto ha un altro vestito, quindi doppio vestito, è scalzo anche lui, ma ha il mantello. Il mantello pare sia la prerogativa dei sacerdoti, quindi dove c'è il mantello possono essere uomini o donne, quindi sacerdoti o sacerdotesse. Se non c'è il mantello, o sono persone del popolo o sono guerrieri. Non ci sono guerrieri col mantello. Anche in questo caso, nella figura del centro, vediamo gli attributi maschili e femminili, ci sono tutti e due, segno di pace, ha un copricapo diverso da quello di tutti gli altri, ha dei gambali, anche lui è scalzo, e si presenta a una divinità. Quindi sono riti legati alla fertilità. Se ci sono attributi maschili e femminili insieme, siamo sicuramente di fronte a un rito religioso. Anche se ci sfugge il nucleo di questo rito, però ne siamo certi. Non esistono persone normali così. Sono sicuramente volute, sono cercate. In questo caso invece abbiamo un arciere, anche lui con diciamo, segno di pace, ha il pennacchio sopra la testa, ha un grandissimo arco, vedete che è molto diverso da quelli piccoli che abbiamo negli arcieri tradizionali, è in segno di riposo, non sta utilizzando l'arco, e ha una pettorina appesa nel collo, con un collare, si notano i capelli, che sono fluidi e vanno dietro il copricapo, è ben visibile anche il segno dei globi oculari col naso. Anche questa è una cosa che troviamo spesso nei bronzetti. Qui io ho messo queste immagini. Allora, Liliu questo l'ha interpretato come il musico, ossia un sacerdote che si dedicava ai riti celebrando della musica. E ha un tamburo sulla testa e con questo diciamo bastone percuoteva il tamburo. Io non ho trovato dei dubbi su questa interpretazione. Sono invece più orientato a pensare che si tratti di questo personaggio che ho fatto vedere prima, col bastone lunato, e in un disegno del Taramelli era il Liliu inizio Novecento. C'erano in un disegno che ha fatto lui di questo bronzetto quando è stato trovato, c'era questo bastone così, però lui scrisse che era un'interpretazione, cioè non l'ha trovato così. Secondo lui c'era il bastone lunato, quindi non siamo sicuri. Certo che vedere questo personaggio con questa veste fatta diciamo a spicchi, sicuramente un mantello molto pesante, è particolare. Volevo solo farvi notare il fatto che porta sicuramente una maschera, ha delle stoffe che circondano la testa e davanti c'è la maschera. Sopra potrebbe avere un qualcosa, magari vedete dietro c'è un supporto che lo tiene legato in testa, potrebbe essere magari un disco solare, qualcosa legato alla luce. Cioè se riuscivano a illuminare questo personaggio, immaginatelo sotto il sole, in un ambiente un po' scuro, magari qualche fascio di luce che entrava, lui si muoveva e con questo fascio di luce poteva illuminare tutto. Tra l'altro qualcuno ipotizza anche che la veste poteva essere rivestita di elementi in rame o in bronzo, delle lamine lucide, forse anche in argento, chissà. E quindi questo poteva riflettere la luce. Però ignoriamo totalmente la sua interpretazione, cioè la sua reale funzione. Continuiamo a parlare dei bronzetti. Allora, qui siamo al Museo di Cagliari, vedete la parte bassa tutta una serie di arcieri.
arcieri in posizione di riposo, come questo, e in posizione di tiro. Questo addirittura è un grandissimo arco. Qui c'è una particolarità, al museo ve la farò notare un po' di più. Questo è un bronzetto che sta salutando con la mano sinistra, a differenza di tutti gli altri che salutano con la mano destra. Secondo me è un falso, ve lo dico proprio così. È anche di colore diverso, qui non si nota, ma è decisamente più scuro. Il fatto che possa essere mancino è una spiegazione che non mi convince, perché i bronzetti sono simbolici, sono personaggi che incarnano dei simboli. Il simbolo del saluto è il saluto con la mano destra, non è, e non può essere neanche un errore, perché l'artigiano l'avrebbe dovuto sbagliare appositamente. Perché comunque... Sì. Quindi io sono dubbioso su questo bronzetto, però è fatto molto bene, cioè il carattere, i falsi si notano perché sono sempre ridondanti. Abbiamo portato un po' di, dopo c'è una slide dove sono i falsi. C'era un po' nell'Ottocento, c'era questa conquista del tesoretto, c'era questa ricerca di bronzetti perché erano molto preziosi, e quindi c'erano i falsari che agivano molto. Però in questo caso l'eleganza del bronzetto si sposa perfettamente con gli altri, quindi chissà. Su abbiamo addirittura una rappresentazione di un personaggio che sta sollevando tutte e due le mani. Potrebbe essere un orante, non credo che sia uno che sta rendendo, ma dubito fortemente. Vedo più, non lo so, anche qui manca il contesto, ve ne accorgereci. È monco, come facciamo a interpretarlo? Cosa aveva davanti o intorno? Quando è stato tolto sicuramente aveva qualche altro bronzetto vicino che ci poteva far capire. Magari c'era la rappresentazione di un focolare dove stavano facendo un sacrificio e lui stava veramente pregando. Poi c'è questo personaggio che è lo stesso, ve l'ho portato in vista frontale e praticamente tre quarti posteriore per farvi vedere i dettagli. Guardate con che perfezione lavoravano i maestri scultori, cioè riuscivano a riprodurre fedelmente ogni minimo dettaglio. Guardate che sono sculture piccolissime, quando le realizzano oggi non ci riescono a farle così, avevano una tecnica sofisticatissima di realizzazione. Sicuramente mantenevano le più belle, come se fossero quasi dei gioielli. Quando ce n'era qualcuno bruttino, glielo facevano rifare al fonditore. Dobbiamo pensare a una committenza di altri classe elevata, ma pensate che avessero tutte le risorse per fare i bronzetti. Lì c'è un sacerdote o una sacerdotessa, forse meglio dire una sacerdotessa, con un gesto di saluto, con la mantella. Questa mantella è completamente decorata, non si nota, però si vede il bordo, guardate, vedete quella strisciolina, è tutta decorata con disegni geometrici, bellissima, e ha la maschera, inequivocabilmente. Poi ci sono le navicelle, ma delle navicelle parliamo nella puntata dedicata alle barche. Altri personaggi, guerrieri, questi ormai li conosciamo. Qui c'è una bellissima rappresentazione, vedete dove si vede tutto il vestiario, gli schinieri con le ginocchiere, la pettorina qui bella grande, portata con quelle due, con quella sorta di collare a larga fascia, il copricapo con le corna. Anche qui abbiamo una rappresentazione di eroi, demoni, eroi militari. Quattro braccia, quattro occhi, in questo caso ci sono i samurai. Questo non è una persona normale. Quattro occhi e quattro braccia dovrebbero stupire più dei samurai. Evidentemente questo è un eroe, un antenato eroe, talmente importante che gli hanno moltiplicato le forze, un supereroe. Con le trecce che scendono davanti, a gambali, e lo scudo però è tipicamente sardo.
mentre lì su abbiamo un bronzetto importantissimo. Non so perché, ma è il bronzetto che per me è il più bello di tutti, eppure è brutto, perché riveste un fascino particolare. È stato ritrovato dal professor Gugas all'interno di un sepolcro dell'età del ferro, del primo ferro, a fianco al tempio di Antas. Al tempio di Antas, a Flumini Maggiore, c'è il tempio di Antas, sono state scoperte 3 tombe a Pozzetto, che prima della scoperta di Monte Brama erano le uniche tombe a Pozzetto che conoscevamo. In queste 3 tombe, in 2 c'era il corredo e il defunto, in 1 c'era solo il corredo, quindi era un cenotafio. Il cenotafio è un sepolcro dove il morto non c'è. Molte volte, pensate, in Egitto capitava spesso, quando doveva essere sepolto una persona importante, si faceva finta di seppellirla lì, però poi il corpo veniva messo da un'altra parte per evitare altri vandalici. Come se andate a cercare la tomba di Michael Jackson, mica la trovate. Questi personaggi o gli spreti, sono tutti cenotafi, cioè tombe realizzate dalla comunità. Ma il sovrano non voleva essere sepolto lì perché aveva paura di qualcuno profanasse quella tomba. Beh, all'interno di questi pozzetti c'era il corredo funerario, dentro il corredo c'era quello, che è una divinità con un giavellotto. Il tempio di Antas pare sia dedicato alla divinità principe, legato al dio della caccia. Ci sono tanti elementi, dovremmo fare una lezione solo sul tempio di Antas per spiegarvi questi concetti che vorrei, è difficile riassumere, però il giavellotto è un attrezzo che non troviamo negli altri bronzetti, è un qualcosa di molto particolare e pare che fosse lo strumento del capo stipite, quindi il Sanctus Pater, per intenderci. Il capostipite che diventa divinità legato alla caccia, rappresentato come un giavellotto. Bronzetto bruttissimo, che però racchiude la fertilità maschile, racchiude il gesto di rispetto verso la divinità, perché sta salutando, ha l'arma di comando, non è uno scettro, è proprio il giavellotto. Lo strumento da caccia ma anche da guerra, ed è molto piccolino, è uno dei pochi bronzetti trovati nelle sepolture. Ok, detto tutto, abbiamo ancora qualche minuto? L'ultimo, dai, sacerdote. Qui in questa immagine ho racchiuso coloro che potevano svolgere dei riti, sono quasi tutti col mantello, vedete, vestiti elegantemente. La particolarità, vedete, questo sta offrendo una coppa, quindi forse legato agli libagioni, ha una pettinatura molto importante sotto il copricapo a punta e ha gli anelli nel collo, come alcune tribù africane. Se vedete il documentario, intanto vi imbattete in queste tribù. Beh, in Sardegna esistevano queste rappresentazioni. E ovviamente anche qui abbiamo una maschera, perché si vede chiaramente che questo non può essere un volto umano. Qui abbiamo l'acquaiolo, l'abbiamo visto prima, vedete, con questa anfora, con la corda intrecciata che tiene l'anfora, e l'anfora è esattamente identica alle anfore in ceramica che si trovavano in quel periodo, cioè non secolo più ottavo, no, 800 a.C. si trovavano questo genere di anfore. Sopra abbiamo una sacerdotessa, vedete la pettinatura, sotto il cappello fatto sombrero con poco la punta. Al Museo di Copenaghen ce n'è uno in oro di questi cappelli, dove c'è una decorazione che riporta tutti i giorni dell'anno, c'è un calendario solare, un calendario lunare con la divisione giorni e mesi. Quindi molto antico, di epoca celtica. Probabilmente hanno attribuito un legame con la civiltà agricola, cioè il cappello dell'agricoltura, diciamo.
legato alle stagioni. Anche qui potrebbe essere una sacerdotessa che magari quando c'erano le feste agricole partecipava e benediceva insomma la semina oppure la raccolta. Barbetta, adesso mi abbiamo attaccato il corpo, prima avete visto solo la testa, vedete? Barbetta ha da una parte un'offerta in un piatto, dall'altra ha una coppa dove dentro forse ci sono dei frutti, anche se non si vedono, e sotto braccio ha la fiaschetta del pellegrino, quindi probabilmente un simbolo legato proprio anche questo ai magioni e alle offerte. E va bene, ci vediamo quindi martedì, dove concludiamo questa lezione sui consigli. Come? Quale si trova?